Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Tutti sanno che quando si parte per un viaggio importante tutto ci si può aspettare, meno che un contrattempo che costringe a fermarsi appena partiti. Bartimeo, il mendicante cieco di Gerico di cui ci parla il Vangelo di questa domenica, è il contrattempo che incontra Gesù. Sedeva al bordo della strada. Cosa poteva fare un cieco a quei tempi se non darsi all'accattonaggio? Sente dire che passa Gesù. Non sapeva neanche tanto bene chi fosse. Figlio di David lo chiamano. E lui comincia a gridare: figlio di David, abbi pietà di me. Grida e non smette, al punto che molti cercano di farlo tacere, ma è ostinato e grida ancora più forte. Bartimeo è uno che non si accontenta di un'offerta, di un'elemosina. Se la sua sopravvivenza di oggi dipende da questa, sa che la sua vita dipende da ben altro. Non si rassegna a sopravvivere in qualche modo, lui vuole vivere. E Gesù si ferma. Un altro al suo posto avrebbe pensato: ma figurati se ho tempo per un accattone, ho cose ben più importanti che mi aspettano. No, con Bartimeo Gesù si ferma, perché solo Gesù può fare qualcosa per quel cieco che è tutto attesa, tutto speranza, grido. Cosa vuoi che io faccia per te? Glielo chiede perché vuole verificare quanto sia davvero eccezionale ciò che si attende da lui. Va, maestro, fa che io veda di nuovo. La tua fede ti ha salvato. E subito ci vide di nuovo. Notiamo un particolare. Gesù ha detto salvato. Non bastava che gli dicesse guarito. Salvato è molto più che guarito. Bartimeo non ha ricevuto solo la luce degli occhi, ha trovato il senso della vita. Infatti, prese a seguirlo lungo la strada. Ecco il senso della vita. Seguire Gesù da vicino, prenderlo come maestro e guida, attaccarsi a lui e non mollarlo più. Gli altri, gli apostoli, erano titubanti, non avevano molta voglia di seguire Gesù a Gerusalemme, dove l'attendeva la croce. Solo Bartimeo sembra aver capito che quella era la direzione da prendere. Ecco perché lo seguiva lungo la strada. Perché allora non fare di questo fatto il criterio di valutazione del nostro cristianesimo? In altre parole, noi, nel nostro rapporto con Dio, siamo altrettanto audaci. Non rischiamo di deluderlo quando ci passa accanto perché gli chiediamo, che so io, che ci faccia una grazia, ci guarisca da una malattia, ci risolva una grana, e ignoriamo quello che lui vuol darci e che è molto di più. È inevitabile allora ritrovarsi accattoni e mendicanti di Dio invece che figli e amici. L'Eucaristia, la Messa, non è forse il suo passaggio tra noi come quel giorno a Gerico? Allora impariamo da Bartimeo. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.